Quella di Fiorluce è un'esperienza lunga ormai 6 anni. Chi lavora nel campo della comunicazione sa che produrre prodotti di qualità e mantenerli nel tempo è davvero una cosa difficile. Fiorluce in questi anni è diventato un marchio, una filosofia che si estende a più campi della comunicazione. Abbiamo arricchito la nostra offerta aggiungendo alla trasmissione televisiva la pubblicazione di una rivista bimestrale che si avvale la collaborazione di grandi firme del giornalismo siciliano, Paolo Vannini il direttore e Roberto Gueli. Abbiamo investito nello sport appoggiando il progetto di Rino Guida nel calcio a 5 e ad oggi il Fiorluce, partito dalla Serie D, naviga nelle zone alte della classifica di Serie C1. Ultimamente abbiamo anche intrapreso l'idea di creare un punto di ritrovo in linea con l'indole mondana che vi abbiamo sempre raccontato. È così che è nato Fiorluce Caffè, insieme all'amico Peppe Marchese e la moglie Monica. In questi anni, insomma, Fiorluce è cresciuto, forse anche in controtendenza rispetto alla realtà cittadina. Ed è cresciuto grazie alla creatività e al talento di Alex, montatore responsabile video di Fiorluce ormai da 4 anni. Al volto incantevole di Maria Grazia Del Rito, nata e cresciuta con noi professionalmente, alle capacità organizzative della nostra segretaria di redazione Anna Mileci, al gusto estetico di Marina Cerami, nostro grafico e web designer, all'esperienza e la professionalità di Tanino Salvaggio e Carmelo Piraino, alla collaborazione di un artista di fama nazionale come Sasà Salvaggio, alla bellezza e la simpatia delle nostre nuove testimonial, Alicia, Anita, Chiara e Roberta, al lavoro di Francesco Baiamonte, nostro fotografo ufficiale. E ducito in fondo un ringraziamento particolare alla mia compagna, nonché prossima moglie Federica. Come si vuol dire, dietro un grande o grosso uomo c'è sempre una grande donna. Mi sembrava di essere alla Rai, no? Siamo a Fiorluce, casa di amici, casa dove sto benissimo, dove mi diverto. Intanto tanti auguri di buon Natale, di buon 2009 a tutti voi. Questa è una grande famiglia, una famiglia di amici, una famiglia veramente che va avanti in tutte le sue operazioni, sia dal magazine TV, dal magazine cartaceo e tante le operazioni che fa Carlo Valenti, il nostro grande editore, il nostro grande amico, a cui vanno ovviamente gli auguri anche per, insomma, per il matrimonio, ma gliel'abbiamo fatto tante volte, speriamo che si stia divertendo e comunque che faccia subito un piccolo filrugino, un piccolo piccolino per il nuovo anno. A lui e a Federica tanti auguri, a noi e a voi l'Oscar per un buon 2009, noi il nostro piccolo Oscar l'abbiamo vinto. Ciao, sono Marina, mi occupo della progettazione grafica del magazine e dei siti web legati a Fiorluce. Buone feste a tutti. Ai nostri lettori e spettatori auguro un buon Natale e un felice anno nuovo e un particolare ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, da clienti, fornitori e testimonial e al nostro carissimo Valenti, augurissimi per il suo imminente matrimonio con la nostra Lo. Tanti auguri da Fiorluce e da Costretti in Condominio. A proposito, per Natale, venite, stiamo organizzando una bella tombolata a casa da Costretti in Condominio. Anzi, venite, portate i genitori, portate i figli, siate numerosi, siete costretti a venire tutti. Enzo, non c'è lo spazio, Enzo. Allora fallo tu l'annuncio. Tanti auguri per Natale, state a casa. Costretti in Condominio. Un saluto agli amici di Fiorluce TV, tanti auguri di Buon Natale da chi vi racconta le imprese del Fiorluce di Calcio a 5. Vi rimando al 2009 per un girone di ritorno ancora più emozionante ed ovviamente con le mie telecronache. Un grosso saluto, Buon Natale. Fiorluce Magazine è una realtà in crescita, dal nostro periodico vi giungono i migliori auguri di Buon Natale, un Natale che diciamo tutti gli anni che deve essere più sereno e speriamo che questa volta lo sia veramente. E d'altra parte, se ci pensate, rosso è il colore del Natale e quindi proviamo a viverlo in questa maniera, in una maniera più allegra e più colorata. In fondo, pensiamo Fiorluce.